bug della macchina, perché dovete sapere che abbiamo fatto già un sacco di giri grazie a Omar, che ieri sera praticamente ha lasciato le chiavi del cancello del porticino per accedere al cortile, di conseguenza al garage, dentro la macchina. Ha tirato giù la serranda, ha chiuso il cancello, adesso abbiamo cambiato la serratura, quindi la nuova serratura consente di chiuderlo semplicemente tirandolo, non più dando il giro di chiave. E solo una volta che ha tirato appunto il cancello verso di sé, l'ha chiuso, si è reso conto che aveva lasciato le chiavi dentro, quindi non riuscivamo più a entrare nel cortile per prendere la macchina. Lui a me le copie delle chiavi non me le vuole fare. 3 giorni fa ce l'hanno dato. Perché dice che io le perdo, quindi il karma lo ha punito. E niente, così questa mattina abbiamo dovuto andare a piedi da mia madre, perché mio padre ne aveva una copia, e a prendere quella chiavetta lì, e poi siamo ritornati indietro. Niente, siamo già sudati marci, fa già caldissimo. Comunque vabbè, vicenda a parte, oggi è sabato e cosa vuol dire? È sabato, non lo sanno, se io il video lo pubblico settimana prossima. Sabato oggi, cuccioli. Cuccioli, papà. È sabato e adesso stamattina abbiamo un po' di commissioni da fare. Sì, ma prima fra tutti andiamo a fare una bella colazione, perché ho camminato e adesso veramente ho una fame pazzesca. Che strano, eh? Ragazzi, oggi vlog della macchina. Allora, dopo colazione siamo andati a fare un giretto da Maison Cadeau e era tutto veramente scontatissimo. Volevo prendere qualche profumo per l'ambiente, solo che non mi piacevano le fragranze, altrimenti sarebbe stata una vera occasione, perché i prodotti erano tutti super scontati, addirittura c'erano i diffusori elettrici a 9 euro, cioè delle cose pazzesche. Mi dispiace che non sono riuscita a trovare la profumazione che mi piaceva. Ne ho sentita qualcuna, sia profumi per ambienti che profumi per tessuti, però erano delle fragranze un po' troppo nauseanti, quindi nulla, pazienza.
poi siamo andati da Tigotà, abbiamo preso qualcosina, ma con Omar non andrò più. Cerco sempre di approfittarne un po' quando sono con Omar per fare il carico più grosso dal momento che siamo in macchina, perché poi quando devo andare io in settimana a piedi è un pochino triste con le varie boccettone di detersivi. Però ragazzi, io devi prendere per forza, ma quello non ce l'abbiamo già. Ma quello non l'avevi preso l'altra volta? Tutto così. Quindi non importa, me ne andrò a piedi e trascinerò la borsa per terra pur di farmi il giro in pace. Poi è entrato, vum, era già in cassa. Non sono riuscita a fare un giro tranquilla, come piace a me, guardare i vari prodotti. Perché dovete sapere che per me entrare da Tigotà o da acqua e sapone è come entrare in gioielleria. Cioè, veramente un posto fatato, meraviglioso, mi piace girare con calma, guardare i prodotti, leggere le etichette, ma quello mica lo posso fare. Comunque niente, adesso sono qua in macchina che lo sto aspettando, non so perché ho ancora la cintura, vabbè, tanto, perché è andato in colorificio a comprare una bomboletta che gli serve e nulla, lo aspetto qua. Allora ragazzi, siamo arrivati a casa e adesso vi mostro i quattro pezzi che il tirchio ha comprato. Innanzitutto partiamo dalla carta igienica che non voleva prendere perché l'abbiamo comprata l'ultima volta 3 settimane fa, eppure lui ne usa di carta igienica, ne usa. Vediamo un po' qua. Vai, diciamo la verità. Vediamo quanto è costata, perché l'ha presa lui, quindi non so, 1,59 euro, avrà preso quella... Stessa che quello dell'altra volta. No, caro mio, no. Questa sarà quella con un foglio solo, sicuramente, del tipo che quando uno la utilizza sanguina, perché è tipo carta vetrata, no? Ok. Un foglio importante. Poi abbiamo qui tre rotoloni tipo Scottex, ma li abbiamo non perché il tirchio li ha comprati, no, li abbiamo perché ce li hanno regalati, altrimenti col cavolo che li prendeva. Quindi questi sono un regalo, probabilmente, penso, perché abbiamo la tessera. Poi ho infilato di nascosto dentro al carrello questa spazzola qua, che è praticamente del brand Arcasa. Ecco perché abbiamo speso tanto. Allora, pratica, veloce, salvamani, design ergonomico, materiale innovativo, è più efficace della spugna, c'era in diversi colori, ma non so quanto cavolo costi. Vediamo un po', sì, l'ho trovato. 3,99 euro. Quanto? Niente, 1 euro. Sì, 1,99 euro. E questa l'ho presa per pulire la doccia, perché quando lui si fa la doccia praticamente ha le cozze addosso, quando torna a casa dal lavoro tutto zozzo si lava e niente, praticamente bisogna star lì poi a pulire. A questo punto mi sono stufata di stare chinata 3 ore con la spugnetta, quindi ho preso questa qua. In realtà volevo prenderla ieri all'IKEA perché costa molto meno, però fare tutta la coda per una spazzolina da 1 euro. Hai fatto bene a comprare quando c'ero io, allora. Anche no. Ma l'ho pagata poco, 1 euro. Sì, 1 euro. Poi, andiamo avanti. Ok. Omino bianco, candeggina delicata, che si è anche aperta. Scusate, c'è qualcosa di aperto. Porcaccia di quella miseria. Aspetta, perché hai fatto tu il sacchetto, E tu non mi sono da mettere a posto. Tutto a cavolo, mamma mia. Si è rovesciato tutto, brutto rimbambito. Ma guarda te, oh. Mi fa bene. Vieni qua, che ti ammazzo. Posto, dai. Vabbè, qualunque cosa che si è rovesciata era molto profumata. Puoi mai fare un lavoro senza pace? Ma cosa vuoi? Tu mettimi qua. Vabbè, niente, avevo un po' di prodotto. E si è rovesciato il prodotto, rimbambito. Ah, io rimbambito? Quello si è rovesciato? No, non è questo. E se guarda quanto ne manca.
Ma va, profuma tantissimo, questo che era aperto. Grazie, quello l'avrei messo sicuramente per primo, tutta la roba sopra pesante. Sì, è vero. Ignoranza pura. Eccomi, allora, Eccomi. omino bianco, candeggina che va bene sia per i capi che per i La faccio corolati. più io con voi. Omino bianco, il costato. Cercalo tu, va. No, No, io sto cercando quanto hai pagato qualcosa. l'ho pagato 1 euro. Che scatole. Omino, Non sai neanche come si chiama quel coso. 4,99, 2,40. Omino, sì. Vabbè, Dai, tanto sei rimbambito, non lo trovi, meno male. L'ho pagato 3,99 comunque, cioè l'hai dai. pagato. 3,99! Ma mi stavo io piegato a pulire piuttosto! Questo qui, quanto cavolo è costato? Candeggina, dovrebbe essere 1,99 euro. Questa la conosco, ve l'ho già mostrata un sacco di volte, mi piace. Peccato che c'era questa confezione piccola, io volevo quella super Peccato. grande. Così almeno andavo avanti per un po'. Poi, ragazzi, devo andare a sciacquare tutto completamente bagnato. Emulsio, detergente disinfettante per pavimenti. Questo l'ho trovato il tirchiaccio dopo che volevo farmi prendere un altro detersivo puzzoso solo perché costava 99 centesimi. Mi sono imposta, gli ho detto no, piuttosto non lo prendo. E alla fine il tirchiaccio ha detto dai, prendiamo questo. È costato 2 euro. Come si chiama? Emulsio, 2,49 euro, pensate, Quanto? 2,49 euro. Sapevo non lo prendessi. niente, asciugatura rapida. E dell'emulsio penso che sia un prodotto nuovo, sinceramente, perché io non l'avevo mai visto. Sentiamo un po'. Forse è questo che si è rovesciato, sapete? No. Buono il profumo, mi ricorda tanto quello che utilizzavo per la camera da letto, che ovviamente è quello per il palchetto, che è sempre Emulsio. Poi abbiamo preso questa confezione, questo formato risparmio, composto da 2 omino bianco, e questo è quello che serve appunto per i capi bianchi. Formato risparmio, vediamo un attimo se lo trovo. Era tipo 4 euro e 4,98 euro, sì. Lo volevo singolo ma non c'era e allora va bene, prendiamone due, tanto il formato risparmio. Poi abbiamo preso i sacchi dell'immondizia, 5 sacchi pattumiera alta resistenza. 5? Ma cosa Come vuol dire 5? 5? 5 sacchetti sono. Ma no, ce ne sono tanti dentro. Non capisco questa dicitura. Comunque sia. 5 sono i sacchetti. Home Circus, vediamo un po', questo è costato 1,49 euro. Tra l'altro, ragazzi, sta arrivando la raccolta differenziata anche nella nostra zona. Pensate un po', ci stiamo evolvendo. Prodottino che è quello che si è rovesciato. Prodottino nuovo che sono riuscita a prendere così di nascosto. Allora, è della. Scusate un attimo, mi sta venendo un dubbio. Niente, non capisco che brand sia, sinceramente. Comunque, si chiama Profumissimo, essenza bianca come profumazione. È un profumo ambiente, ha la funzione di neutralizzare gli odori. Qua fa vedere che praticamente viene, penso, versato anche all'interno dello scarico del lavandino. Deterge e spolvera, quindi ha un po', più funzioni, ecco. C'è scritto, allora, Profumissimo Super 5, sarebbe Super 5, credo, sapete che io sono sempre molto. È il profumatore per ambienti super concentrato che non solo deodora e profuma la tua casa per tutto il giorno, anche il tuo sacchetto e tutti i prodotti acquistati, perché si è rovesciato, ma deterge e spolvera i tuoi mobili lasciandoli puliti e profumati. Wow! Va vaporizzato nell'ambiente. E niente, c'è scritto di agitarlo prima dell'uso, fare 2 spruzzate nel secchio dell'acqua per profumare e detergere i tuoi pavimenti. Oh, che bello, ragazzi! Oppure può essere spruzzato direttamente su un panno umido oppure asciutto per detergere e spolverare. Oppure ancora si può spruzzare sulle tende o sui tessuti d'arredo per profumarli e rinfrescarli. E infine si può spruzzare direttamente negli scarichi, appunto, per neutralizzare i cattivi odori. Mi piace.
Mi piace perché è l'unico prodotto a più funzioni. Vediamo un attimo se riesco a capire il prezzo anche di questo. Profumissimo, dove sei? Ok, Super 5, 3,99 €. Pensavo fosse morto. Ok, 3,99 €, ve lo faccio rivedere. Lo provo e vi dico come sempre. Poi niente, si è comprato le lamette per i suoi pelacci. Ma a noi non ci interessa, vero? Non ci interessa. Poi, confezione di tovaglioli di carta a 99 centesimi. Poi qua abbiamo, vabbè, il deodorante Nivea Black White. Non so dirvi il prezzo, tanto comunque questo è un classico, un euro qualcosa. E ha una durata di 48 ore ed è quello che appunto non dovrebbe appunto macchiare i capi. Poi abbiamo dischetti di cotone, quelli belli grandi. E infine la mia lacca. La mia dorata lacca, che è quella della Splendor, che è la lacca degli anni 60-70. Ve lo dico sempre, no? Questa la usava mia nonna quando ero piccolina, alla fine da grande la sto usando anch'io perché mi piace tanto, fissa bene i capelli, non li appesantisce, non gli rende unti, opachi, mi piace parecchio. Basta, queste sono tutte le cosine che abbiamo comprato. Adesso vado a lavarmi le mani, vado a lavare tutti i prodotti perché sono tutti bagnati. Profumano, ma sono tutti bagnati. Allora, ragazzi, partito. Vai a sterilizzare. Vado a sterilizzarmi le mani. Ciao. Che c'è una bella notizia per voi. Proprio bellissima. Allora, ragazzi, si fa così, guarda. Cosa? Posto. Allora, ragazzi, quarta volta che lo dico. E benvenuti al canale del Cuore di Violet. Nel video che precede questo vi avevo detto che oggi avremmo fatto insieme un angolino di giardino di casa dei miei genitori, però prima abbiamo un attimino fatto un controllino e obiettivamente ho sbagliato un po' i calcoli. Sono sterilizzato. Quindi il video lo registrerò domani perché richiede molto tempo e di conseguenza potrò prendermi anche lunedì di tempo in modo tale che il video possa andare online martedì. Vabbè, comunque sia. Vabbè, dai. Oggi allora soddisfo, però per farmi perdonare, cosa stai facendo? Con le mani sterilizzate. E beh, devi mettere addosso che già c'ho male al cervicale. È una richiesta frequente che mi fate, ovvero... No limits. Questo ogni tanto io sento una parola in inglese, la ripete a cavolo. Questo è il mio ambito in cucina. Dai, adesso... Senti, già mi sta cadendo tutto qua per la gravità, mi ha fatto malissimo. No. Ah, che male. Cosa ci prepari oggi? Ho visto una ricetta su un canale bellissimo. Ah, sì. Faccio il tiramisù. Va bene. Tutto in pasta. Ok. Ho visto la mia suocera. Visto che lei non mi fa più niente di dolce, ok? Me lo faccio da solo. Vai, Omar. Prendimi la roba. Non si inizia così la ricetta, te la prendi da solo con le tue manine. Cosa serve poi? Allora, gli ingredienti. Ma già dal cuore, dal frigo li tiriamo. E certo, se li devi usare è difficile che li usi dentro il frigo. No, non penso proprio che ci serva. Cosa sono queste due mucche che corrono? Ambando in tre. Mi hanno sterilizzato le mani. Bravo. Allora abbiamo mascarpone, panna, questa qua perché siamo andati a comprarla al Penny e non c'era altro, cioè quella fresca era finita, quindi abbiamo preso. Dai, metti qua il video di mia no, un cognato, suocera. E mettilo tu. Io non voglio il telefono. Ma non devo impastare con farina e niente. Non mi sono mai farina. Vabbè, ma che dolci devo fare? Io voglio cose proprio. Diciamo diverso, ma poi me lo posso già freccare stasera il tiramisù. Se ti muovi a farlo, sì. Se aspetti ancora un po', no. Vabbè, dai, e il caffè? Dove sono? Ma tutto è nuovo, io spendo un miliardo di cialde. Abbiamo un miliardo di cialde. Tanto che te frega, vero?
Sì, ma però falle tutte dello stesso gusto, non cialde diverse. Non ho capito dove stai andando. A cercare le cialde. Ma le cialde dove vai a cercarle? In camera da letto? Sono, dove sono? Qua. Accendiamo già. Ce n'è acqua. Poca. Aggiungiamo. Mi ha spaccato la macchinetta per tirarla avanti. Ma dove la stai portando? Perché è più vicino, non è che devo stare lungo. Mi vengono i crampi alle braccia. Ma guarda te, oh. Si fa a mettere l'acqua. Non si stacca a tuo modo. Si tira su. Perché copri con la mano? Perché schizza. Guarda che bravo, che premuroso. Ok. Come si accende? Ok. Quanto caffè? Ma che ne so? Un po'. Prendiamo un ma poi devo pucciare, perciò mi serve un contenitore grande, eh. Prendi uno grande. Dove lo prendo? Dentro lì davanti ai tuoi occhi, pensa. Non ce n'è grande. Questo cioè, qui? Ma non ci sta il biscotto poi? Ma sì! Cioè farlo tagli a metà? Ma dai, ma vedi, ci tu. Sta! Ma se mia suocera ha fatto delle contenitori enormi. Allora apri l'ultimo cassetto. Sotto la griglia lì. Ecco, prendi uno di quelli. Ma guardalo come butta tutta la cavolo. Tutto incastrato. Ha preso la bacinella per un savoiardo. Omar! Ma perché? Non era me! Ecco, vabbè, va! Lo zucchero, in che barattolo lo abbiamo? Questo qua. Quello è il sale, come tutte le altre 300 milioni di volte in cui mi hai chiesto dov'era lo zucchero. Adesso aggiungiamo un cucchiaino di zucchero, noi alla strega non la mettiamo. Perché? Perché tu non hai voluta comprare? No, perché non mi piace il zucchero. Ma un cucchiaino o un cucchiaio? Faccia! Cosa vuoi? Cucchiaio. Vabbè. Giuriamo un po', Lo stile. Antiorario. Basta. Non si interrompe, non c'è cosa. Dai. Basta. Ecco, lo dicevo io, non andava bene. Ok. Poi. Lasciate tutto quanto qua quando passa qualcuno a mettere a posto. No, non passa qualcuno a mettere a posto, metti a posto tu. E si siede. Oh, okay. Senti, ma perché allora è scomodo? Scadute le uova? No, non sono scadute. No, allora non le mettiamo, noi ci piacciono scadute. Quante uova? Quattro. 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 Senza, mi raccomando, far cadere pezzi di uova, di guscio. Ha un certo stile per fare sto lavoro. Da notare però che, guardate, cioè ha messo il guscio dentro lì e non me l'ha messo sul tavolo. Aiuto! No! 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 Omar! No! Adesso come mi comporto? No, nel lavandino! Guarda! Adesso sta fermo dentro il lavandino. Cosa stai facendo? Ah, recuperi. Ma sì, l'hai perso tutto. Porca vacca. Ma perché non siamo organizzati? Uno straccio non c'è questo? Sì. Come si fanno? Guarda! Se magari stessi in piedi anziché seduto. Senti, fammi togliere il caffè, ma che ancora ce lo metti dentro. Troppo fragile, questa uova. Due. Non vanno messe qua nel lavandino. Eh sì, già sono in ansia, lasciami stare. Allora ho rotto. È ansia.
Abbiamo il contenitore dell'immondizia. Tutto il caffè per terra. Non sono stato io lì. Il contenitore dell'immondizia qua? Eh sì, e mica ce la fa a buttare le uova dentro. Questo zozzone! Dobbiamo montare a neve. Ti sei asciugato le mani, no? Con lo strofinaccio. Me l'hai messo dentro. Vabbè, l'acqua. Ma non puoi bagnare. Oh, dove sono il montaggio neve? Guarda cosa mi ha fatto. Dai, detti che devo da fare! Cosa devi fare? Mi sembra il montaggio al fumi! E poi si smontano! Non è questo, apri l'altro. Eccolo lì. Questo? Sì. Ma lei usava quello doppio, eh? Ma tu usi quello? Lo farò diventare neve. Ma l'hai strappato! Ma sei pazzo sei! Guarda la grazia che ha, oh! Ah sì, montalo lì dentro, vai. Dove devo montarlo? Dai, montalo! No, no, che faccio casini! E io poi ti faccio... Un contenitore più grande. Sai com'è. Faccio sapere che neve diventa bianco. Vecchio mascarpone, quanto tempo è passato. Cosa fai adesso? Cambio contenitore. Che si incastra. Mi puoi mettere a posto la macchinetta del caffè che mi dà fastidio messa così? Piano. Ma che cosa hai fatto? Ascoltami. Allora. Ascoltate, prendete il collo dell'uovo. Dentro. Non potevi versarlo direttamente, no? Dentro. Fatto. Era bello sporcare 300 contenitori. Ma che ne so io? Va bene. Ale. Lo zucchero. Ma io ho messo 4 uova. O 3. 4. Anzi, in realtà ne hai messe 5, ma una ha fatto una brutta fine. Zucchero. Apri il carabino. 5 zuccheri. 5 cucchiai di zucchero. Cosa sono sporcato? Ma Omar! Io lo mozzo. Cioè, guarda già quanta roba che mi ha sporcato. Belli pieni, eh? Come dice Katia. 1, 2, 3, 5. Da smettila! E 4. Altro coltello, via! Cioè, vabbè, aggiungiamolo qua. Ale. Oh, mi sta finendo il cucchiaio. Va bene, mettiamo mascarpone dove? Sul coso arancione. Sul coso arancione che cosa sarà? Nell'uovo, tuorlo. Abbiamo un problema, la panna non si monta, quindi cosa facciamo chef? Aspettiamo che monta. Ma è mezz'ora che stiamo montando ma non monta. E ce l'hai anche sull'occhio. Ah, no, dai, cosa faccio? Cosa, non lo so. Vabbè, ma è iniziato che se mi riprendi non è che ti risolve il problema. È tua la ricetta. E cosa fai? Non chiamare mia madre, eh? Pronto, Katia? Sì? Ho un piccolo problema tecnico-tattico. Cioè? La panna non si è montata. Come non si è montata? Hai intrecciato il frigo? Sì. Come non si è montata? È impossibile? È impossibile, è quello che è successo. Si è montata poca poca. È mezz'ora che sto frullando. Ma scusa un attimo, mi avete aggiunto qualche zucchero, qualcosa? No. Allora la panna era scaduta o non l'avete messa in frigo bene?
che abbiamo preso dal supermercato, siamo tornati a casa e l'abbiamo messo in frigo. Ma come mai allora? Non lo so. Ma l'avete sbattuto con lo sbattitore? Sì. Ma allora, che io te lo dico, che tua figlia mi ha fregato. Non ha preso la panna fresca fresca, ha preso quella nel cartoccio perché non ce n'era più. Ma c'era scritto panna da montare. Cosa cambia? Niente. Ti è? Da montare però perché... Sì, panna da montare. E cosa faccio adesso? Lo butto il tiramisù, tutto quello che ho fatto. No, piangi? Ma no, mettila lo stesso. Tanto poi si solidifica col mascarpone. Tu, questa qui te la picchi. È troppo liquida. No, non è proprio liquida. No, sembra solo vomito di gatto. Oh, ti sto odiando, Daisy. Io gli ho detto la stessa cosa. Mi fido, ma non mi ha voluto ascoltare a me. L'unica cosa, se no devi comprare un'altra panna. Che bella liquidità. Ma me la fai vedere? No, ormai l'ho buttata. Sì, ma non possiamo stare 40 minuti. Ma se devi andare a una festa, prendi, apri la porta e te ne vai. Ci sono 40 gradi, muoviti, no? Che gli albumi si smontano anche quelli. Perfetto? Beh, perfetto modo di dire. Ah, ok. Dunque, adesso prendiamo questo meraviglioso tiramisù, è bellissimo. Sì, bellissimo. Vedrai che sarà buonissimo anche. Buonissimo, sì. Sì, e lo mettiamo nel congelatore. O nel frigo? Io direi un pochino nel congelatore, visto che la panna non è montata. E poi ovviamente lo spostiamo. Come facciamo? Lo svuotiamo, tanto quelli sotto si può svuotare lì. Ok, ci vediamo dopo per l'assaggio finale. Cercando il tesoro. È vuota la scatola, Carolina. Ma quanto sono scemotti i gatti, eh?
Quanto sono scemotti? Non puoi, Carolina. Che stai facendo? Non lo so. Vuole prendere qualcosa, ma è vuota la scatola. No, c'è qualcosa dentro la scatola. E no, è il cartone. No, c'è qualcosa, perché l'altro giorno che ho sposato c'è qualcosa. C'è il cartone. Gli hanno messo qualcosa dentro. Ah, gli avranno buttato qualche giochino. Fa vedere. Oh, mi è rimasta la mano incastrata. No, non riesco a toglierla, ma mi taglia. Ok. Mamma mia. Io non ho più parole. Guardate che bravo chef, con le dosi che in teoria oggi Omar vi ha dato, in realtà non si sarà capito niente, ne sono venuti due. Comunque la ricetta completa, perché questa è una ricetta di famiglia, la ricetta completa la trovate sul canale di mia madre, scrivete proprio tiramisù, Noreen Kay tiramisù, e vi verrà fuori la ricetta più semplice rispetto a quella data oggi. Ma per favore, ti faccio concorrenza, Noreen. Mamma mia, è pieno di insetti. Dobbiamo spegnere in fretta perché... Bene ragazzi, questo è il nostro tiramisù. Posso dire che è buono, fatto io. No, devi essere sincero, eh. Devi essere sincero. Lisa non è tuo. Buono. Buono? Sì. Ci piace? Pensavo. Bene. Poi è bene. Sì, poi è bello cremoso come piace a me. Va bene. Bene ragazzi, vi mandiamo un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ciao.